E per la serie di incontri i sindaci dell'estate 2023 abbiamo ospite oggi graditissimo un amico, una persona di grande impegno in questo periodo come Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana. Ecco, intanto che estate sta vivendo Numana fino a questo punto, con i problemi che ci sono stati di maltempo prima, poi di problemi di acqua e tutto il resto. Allora, siamo partiti molto bene con i ponti di maggio, giugno, aprile, maggio, giugno, sono stati ponti dove abbiamo segnato un forte segno positivo di presenze. Poi ovviamente l'alluvione ha rallentato un po' il tutto, sia per anche proprio il cattivo tempo nelle grandi città. Fino a 2 settimane fa si respirava bene, non c'era quel carlo torrido che spinge le persone ad andare in vacanza, più il fatto che si percepiva alluvione Emilia Romagna e Marche, diciamo che nonostante noi non avessimo avuto danni, abbiamo risentito un rallentamento delle prenotazioni, soprattutto del mercato estero. Adesso ovviamente è tutto ripartito, siamo in piena stagione e credo comunque che in ogni caso anche quest'anno porteremo a casa un bel segno positivo per il nostro turismo. Ecco, l'anno scorso fu una stagione magica perché c'era il desiderio di tutti di liberarsi dal lockdown e dal Covid. Quest'anno si è partenza un po' più lenta, però il programma di Numana è notevole, ne vuoi parlare? Ma diciamo che noi veniamo sinceramente da 2 estati molto molto positive. È vero che avevamo perso tutto il mercato estero in quanto la chiusura delle frontiere ovviamente ci aveva penalizzato, però il mercato italiano ci aveva scelto. Adesso quest'anno la sfida era recuperare il mercato estero, ovviamente con la riapertura delle frontiere abbiamo fatto promozioni in Germania, in Austria, in tutta l'Europa, che è un mercato prossimità molto interessante, e abbiamo presentato sempre una nostra stagione ricca di appuntamenti, ricca di eventi. Diciamo che usciamo anche da una trilaterale dove in Umano ho ospitato 4 ministri degli esteri e anche questo è stato un avvenimento unico. E quindi diciamo che abbiamo lavorato molto bene sulla promozione e quindi stiamo raccogliendo adesso i frutti del lavoro fatto. Ecco, senti, hai citato l'incontro con i ministri degli esteri, con i sindaci degli altri comuni. Si prospetta finalmente, si può dire, una forte sinergia dei comuni attorno alla Riviera del Conero? Ma diciamo che il cambio di marcia che ha avuto con la nuova nomina del nuovo sindaco di Ancona, Silvetti, adesso diciamo che parliamo tutti i comuni della Riviera, diciamo quella interessata al Monte Conero, parlano un po' la stessa lingua. Quindi c'è una grande sinergia, ci sono grandi momenti di confronto, ognuno per le sue specificità, perché Ancona ovviamente si deve comportare da regione, Numana come star, consentire questo termine forte, del turismo estivo e Sirolo ovviamente con le sue grandi bellezze naturali uniche in Europa, se non addirittura nel mondo, e quindi diciamo che sono 3 prodotti che vanno a completarsi e a creare un prodotto unico molto molto interessante. Senti, un'ultima battuta con Numana che ha lo sfogo verso Marcelli e con quelle che erano le cosiddette incompiute a Marcelli che mi pare stiano marciando. Sì, abbiamo ripreso tutti i cantieri, c'è un grande fermento sul territorio perché ci sono molte persone che stanno riqualificando. È questione di giorni dove apriremo il primo 5 Stelle a Numana, quindi anche lì grandi investitori, grandi persone che credono nella nostra zona. Il Santa Cristiana è ripartito e quindi diciamo che in breve riusciremo a ripristinare tutto un paese ordinato e produttivo. Molto bene, allora io intanto ringrazio il sindaco Gianluigi Tombolini che ho sottratto a una serie di impegni questa mattina che veramente era difficile incastrare l'uno all'altro e allora ottimismo quindi per questa seconda parte di luglio e agosto. Ma un grande ottimismo anche perché i dati ci stanno confortando, poi abbiamo tutta una serie di eventi che ti invito anche a presenziare, quindi abbiamo riconfermato i grandi eventi tipo il Gala della Danza, il concerto all'alba, la festa della Madonna Assunta. Adesso domenica arriverà Paolo Conticini, le donne sono un po' impazzite, riceviamo tante telefonate di persone che lo vogliono conoscere e magari farci una foto insieme. E tanti sono gli eventi, anche quest'anno sono sopra i 100. Ci tengo a precisare che sono tutti gratuiti, credo che sia un valore aggiunto, come è gratuito il nostro trasporto pubblico che permette appunto di girare tutto il nostro paese in sicurezza e senza usare la macchina.
Perfetto, grazie, grazie Gianluigi Tombolini. Allora ci risentiremo ad agosto per gli appuntamenti di agosto. Grazie a te per l'opportunità e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille.